il professor De Marchi, che ci illustrerà, diciamo, come lezione introduttiva la crisi che c'è, che si verifica tra fine 800 e inizio 900 e i principali processi, diciamo, militari che si verificano in questo periodo, come appunto anche premessa per la successiva crisi che scoppierà con la prima guerra mondiale. Quindi noi oggi cercheremo, insomma, di fare anche un po' una panoramica di quello che è il contesto che precede effettivamente la guerra del 14-18, che poi darà il via alle trasformazioni militari del Novecento che affronteremo lungo il nostro percorso. E niente, io lascio la parola al professore. Unica cosa, è arrivato a tutti quanti la dispensa della lezione? Ci sono stati problemi? Io potrei, visto che non sono iscritto. Ok, perché noi di solito la inviamo via mail la domenica prima della lezione. Se è possibile magari mettere il mio... Sì, se ci lascia la mail dopo. Chi ha avuto problemi alla fine della lezione viene da noi e segniamo un attimo l'email o proviamo a trovare, insomma, una soluzione. Altre comunicazioni ce ne sono? Settimana prossima la lezione si svolge secondo l'orario e il luogo prestabiliti normalmente, quindi niente, buona lezione e grazie al professore per essere venuto. Io voglio anzi ringraziare l'organizzazione del laboratorio che mi permette, mi sentite o c'è bisogno del microfono? Tutti anche lì in fondo mi sentono. Volevo appunto ringraziare l'organizzazione per la possibilità, l'opportunità di fare una lezione su un tema molto bello e oggettivamente però molto complicato, perché insomma, crisi e conflitti fra fine 800 e inizio 900, credo che riassumerli in breve tempo sarebbe impossibile. Proprio per questo in realtà cercherò di dare alcuni flash su alcune realtà forse meno note nei corsi di studio classici di storia contemporanea italiana, soprattutto centrandomi su una realtà che invece poi nella nostra storia successiva, soprattutto istituzionale e costituzionale, avrà un grande influsso, che è quella spagnola, la realtà spagnola. E anzi, prima di iniziare devo chiedervi scusa perché mi sono accorto di un refuso. C'è un refuso perché nella battitura del piccolo abstract che vi è stato inviato mi sono dimenticato un 1 in un numero romano, perché non è Alfonso XII ma Alfonso XIII. Alfonso XIII, che oltretutto nel 1898 è ancora in minore età, c'è la reggenza della madre, e lì a 2 anni diventerà l'effettivo re di Spagna, per quanto tecnicamente il regno fosse il suo, quello di Alfonso XIII. In realtà però questo refuso mi dà, scusa l'errore, ma mi dà il gancio per iniziare questo argomento, perché iniziare da quella che in fondo potrebbe sembrare un argomento molto periferico, cioè la guerra cubana del 98. Periferico perché in fondo è una guerra che dura poco, con battaglie ridicole, ci sono molti morti, questo sì, tra i due fronti, cioè dei cubani, truppe statunitensi, truppe regolari spagnole, tanto sul teatro cubano come sul teatro filippino, perché bisogna ricordare che in realtà coinvolge 3 teatri, Cuba, Puerto Rico e Filippinas. Ci sono più di 60.000 morti, numero di morti altissimo, se uno pensa a che non ci sono quasi battaglie, 60.000 che diventano forse ancora di più per i morti successivi. Perché? Perché di fatto muoiono tutti di malattia, di fatto sono tutte morti dovute alla malattia, non sono morti dovute al campo di battaglia. E questo forse anticipa già quello che si inizieranno a essere poi delle caratteristiche delle guerre successive, e con una dimensione incredibilmente maggiore quella della prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale avrà un impatto, le battaglie avranno un impatto enorme, ma il dopo battaglia avrà un impatto forse ancora superiore per quanto riguarda gli strascichi che lascerà nella psicologia dei combattenti. Ma torniamo a noi. Perché è interessante la guerra di Cuba? Perché in fondo nella guerra di Cuba si confrontano veramente quella che fu secolarmente una delle grandi potenze europee, la monarchia spagnola, e quella che era invece una realtà abbastanza nebulosa, cioè gli Stati Uniti, o nebulosa dalla prospettiva europea. Gli Stati Uniti erano questo stato molto diverso, molto particolare, molto lontano, per buona parte dell'entourage al potere all'epoca in Europa, fortunatamente molto lontano, che quindi veniva sempre vissuto come una sorta di eccezione, di caso particolare, di caso non inquadrabile, in realtà in quelli che erano i parametri della cultura statale, della cultura economica e della cultura sociale europea.
si era affacciato sul panorama culturale europeo, il mondo statunitense, attraverso l'opera di Tocqueville. Tocqueville è forse una delle poche persone che si interessa precocemente a questo, però era sempre vissuto come un qualcosa di molto interessante, però più da studiosi, non tanto come una vera potenza. E invece nel 1898 accade il fatto, quella che in fondo era considerato sì un gigante territoriale, forse si iniziava a considerarlo anche un gigante economico, non è un caso proprio che infatti lo avevo dato questo riferimento nel testo, pochi anni dopo Werner Sombart tiri fuori questo libro, Perché negli Stati Uniti non c'è socialismo, che è un libro che fa una riflessione molto attenta, magari per i nostri occhi superata, ma all'epoca molto interessante, su quello che era considerato ormai universalmente il luogo dove il capitalismo aveva avuto il suo sviluppo più puro, più incontaminato, nel senso di un capitalismo che non si era dovuto scontrare con il feudalesimo, che non si era dovuto scontrare con l'aristocrazia, con categorie sociali, soprattutto era un luogo in cui la borghesia non era arrivata attraverso una più o meno chiara forma di rivoluzione al potere, ma era arrivata attraverso una guerra di indipendenza senza però opporsi a un potere interno, ma a un potere esterno, che era la madre patria inglese, che veniva considerato il paese oppressore. Ben inteso, questa soprattutto è la vulgata che viene costruita dal punto di vista storiografico per legittimare l'indipendenza. Altra cosa che poi sia stato così, cioè sempre, bisogna stare sempre molto attenti tra il discorso legittimante che fanno i propri attori e quella che in realtà è la vera realtà storica. Ma sicuramente fino a quel momento gli Stati Uniti non erano mai stati neanche presi in considerazione come potenza militare. La guerra civile c'era stata, ma era un fatto che aveva interessato loro, non era un fatto che aveva interessato l'Europa. Nonostante in realtà proprio la guerra civile americana sia stata di fatto la prima grande guerra con eserciti di massa modernamente, contemporaneamente intesi, con scontri su trincee, filospinati, utilizzo delle prime mitragliatrici, quindi ha anticipato addirittura come tragedia e come tattica e strategia di guerra tutta una serie di caratteristiche di quella che poi sarà la prima guerra mondiale. Però continuava sempre a esserci questi Stati Uniti come una sorta di nebulosa strana, che sì, avevano fatto un atto molto particolare con la rottura del secolare blocco commerciale giapponese, però erano sempre visti come dei figliastri dell'Occidente che vivevano lontano. Basicamente, fondamentalmente era questo. Cuba è un simbolo. Cuba, quello che accade a Cuba, è un simbolo perché, per quanto ormai con grandi problemi, sgangherata, problematica, la monarchia spagnola era considerata, anche se in ultima posizione, una parte del contesto europeo, ufficiale, storico, tradizionale, che veniva non sconfitta, ma rasa al suolo militarmente, con delle battaglie che impegnano pochissimo in realtà l'esercito e soprattutto anche la flotta statunitense riesce ad affondare in tempi rapidissimi praticamente tutta la flotta che viene mandata lì dall'esercito spagnolo, una flotta ben inteso non piccolissima, vengono mandati diversi incrociatori pesanti, le due corazzate più importanti, quindi parliamo di una forza d'urto teoricamente efficace. Dico teoricamente perché in realtà quello che scoprono gli spagnoli, quasi uscendo da una sorta di sogno, è che non sono più definitivamente un impero, mentre si sta affermando un nuovo impero, un impero molto particolare, un impero molto sui generis, che è quello statunitense. In realtà gli Stati Uniti questa politica non era una politica nuova, né quella di isolarsi dall'Europa, la dottrina Washington lo diceva chiaramente, né soprattutto quella di interessarsi a quello che poi in seguito verrà chiamato il giardino di casa, cioè il fatto di avere un'area di influenza che non doveva mai essere percepita come una vera repressione imperiale, ma piuttosto come un'area di difesa degli interessi della democrazia statunitense. Non è un caso infatti che proprio il fatto che dopo la guerra Puerto Rico e le Filippine si trasformino invece in una sorta di protettorato colonia statunitense avrà un dibattito negli Stati Uniti che creerà non pochi problemi di coscienza. Come possiamo noi statunitensi, che siamo coloro che si emancipano come colonie, nasciamo come colonie che si emancipano dalla madre patria, diventare noi imperialisti e negare le nostre radici? Si apre un dibattito feroce, molto oltretutto
cavalcato dalla stampa statunitense in modo capillare, costante, ed è uno scontro culturale, uno scontro che di fatto si risolverà semplicemente con i, più che con una teorizzazione, con i fatti. I fatti sono che gli Stati Uniti dicono di fare questo perché sono intervenuti nei confronti di colonie oppresse da un paese retrogrado, arretrato. Probabilmente è vero, per molti versi la Spagna tradotto ottocentesca non era esattamente lo paese più avanzato d'Europa, ma non era in realtà molto più arretrato nella sua struttura amministrativa, nella sua struttura costituzionale rispetto a quelli che erano la maggior parte dei paesi che si ispiravano a una più o meno chiara forma di liberalismo dottrinario, cioè quel liberalismo che viene impostato, quell'idea di liberalismo che viene impostata negli anni 20-30 dell'Ottocento, che funziona su una congiunzione di alcuni elementi del liberalismo classico, alcuni elementi tratti dalla Rivoluzione francese e tutta una serie invece di idee del pensiero conservatore europeo, soprattutto triangolando essenzialmente la figura del cittadino come cittadino proprietario e in quanto proprietario elettore. Questa era essenzialmente la base. In questo senso la Spagna canovista, come si chiamava da Canova del Castillo, quello che fu il grande ideatore della Costituzione del 1876, che era vigente quando c'erano appunto questi eventi, non era molto distante da quella che poteva essere l'ideologia e in fondo le caratteristiche dello Statuto Albertino italiano, o forse addirittura più avanzata delle maggior parte delle carte pre-unitarie che c'erano in Germania e della stessa carta del Reich del 1871. Quindi che cosa accade? Perché si percepisce la Spagna come un paese in decadenza? Beh, la Spagna è in decadenza dal punto di vista economico, questo era un dato di fatto, era un paese che si era marginalizzato dal punto di vista economico, ma soprattutto c'è un fatto che forse è ancora più importante. Buona parte della percezione della Spagna in decadenza è una percezione che ha la Spagna stessa. Tutta la classe politica e intellettuale spagnola inizia a riflettere già prima di quello che infatti in Spagna viene chiamato il disastro del 99, cioè il disastro del 98. Il disastro del 98 è un trauma micidiale. Ci sono delle incisioni della Campana de Gràcia, che era uno dei più importanti giornali satirici catalani, ma che appoggiò in un modo sperticato la campagna militare cubana, in cui si vede, proprio quando viene definitivamente persa Cuba, una Spagna, simbolo, cioè una donna, rappresentava la Spagna come immagine, vestita a lutto, che saluta i suoi caduti. Perché? Perché il problema era uno: la Spagna si rappresentava come monarchia vincolata all'idea dell'impero. E anche se questo impero ormai erano tre colonie sparse, di fatto queste tre colonie sparse erano l'alibi per dire: no, noi non siamo un paese minore, noi non siamo davvero, non solo. Noi non siamo in ritardo rispetto al resto del consesso europeo che sta costruendo adesso l'impero coloniale, o che lo sta veramente edificando adesso. Noi semplicemente siamo in crisi, ma siamo stati il primo impero coloniale di tutti i tempi. La perdita del 98 crea uno shock, perché definitivamente la Spagna si riduce alla penisola. E questa riduzione inizia a far riflettere profondamente la classe intellettuale su un problema. C'è un problema, è un problema solo contingente o c'è una sorta di problema antropologico all'interno della Spagna che giustifichi, che possa giustificare questa decadenza? Infatti tutta quella che è la classe di quello che viene chiamata la cultura regeneracionista, cioè la cultura della rigenerazione spagnola, quasi sempre cavalca l'immagine della Spagna come un corpo malato. La Spagna è come un malato che necessita di una cura brutale, cioè magari un intervento chirurgico molto risoluto, che la faccia uscire da questa situazione. Perché è interessante questa immagine del malato? Perché questa immagine del malato non è nuova nella politologia, l'immagine, anzi, riassociare il corpo politico al corpo umano è qualcosa di comune. Però
È interessante perché in realtà in Spagna, anche se in modo molto particolare, iniziano a venire recepite tutta una serie di idee, tanto sulla decadenza dell'Occidente, come sull'idea che la società non sia un aggregato di individui, quanto piuttosto un aggregato di corpi, che in Spagna prima di tutto non vengono mai meno durante tutto l'Ottocento, che vengono riabilitati in modo incredibile fino all'Ottocento davanti a una crisi, e che soprattutto precocemente anticipano quella che viene, che sarà la crisi del liberalismo classico tra 8 e 900 a livello europeo. A livello europeo c'è una crisi del liberalismo classico su tutti i livelli. Primo, già solo a un livello economico, è ormai evidente come il sistema del non intervento dello Stato nell'economia in tutta Europa sta più o meno venendo meno. In Germania fin dall'inizio il grandissimo decollo industriale tedesco è un decollo in cui lo Stato interviene pesantemente attraverso soprattutto una struttura come quella della banca mista che permette una finanziazione completamente diversa. In Francia a partire dal 1870 iniziano ad esserci tutta una serie di riforme dello Stato sociale che in realtà riguardano direttamente la contrattazione operaio-industria, qualcosa che secondo il credo liberale classico sarebbe stato assolutamente eretico, per parlare da peccatori. E in questo contesto soprattutto che cosa accade? Inizia ad esserci una seconda rivoluzione industriale che coinvolge stati che fino a quel momento non erano stati neanche toccati lontanamente dalla prima, ne erano stati toccati in modo assolutamente marginale. Se questi sono i grandi cambiamenti che ci sono a livello economico, la crisi tra 8-900 mette però in crisi qualcosa di più, mette qualcosa di più profondo, che infatti colpisce nel suo punto centrale le istituzioni liberali di stampo classico, soprattutto le istituzioni liberali che in un modo o nell'altro, edulcorato o meno, si rifacevano all'idea di cittadino che era uscito dalla rivoluzione francese. Perché? Perché inizia a passare l'idea che la società fatta di individui sia una società ingiusta, che non funziona e che proprio per questo necessita di un cambio. Un cambio che va in che direzione? Ma va nella direzione essenzialmente di, in realtà, una riscoperta di qualcosa di antico, cioè sull'idea che in realtà i motori della società non possono essere gli individui come singoli, ma possono essere gli individui all'interno di gruppi sociali, o per utilizzare una parola più antica, di corpi, che muovono questa società e danno un senso a questa società. Perché il caso spagnolo è interessante? Perché in realtà nel caso spagnolo noi ci rendiamo conto che quello che poteva sembrare un'eccezione rispetto a quello che viene considerato il patron classico di tutto l'arco della storia politica ottocentesca, cioè quello della Francia rivoluzionaria che irradia un modello e che poi si diffonde in tutta Europa, in realtà se ci rendiamo conto la Spagna, che spesso viene additata come un'eccezione, perché sì, un'eccezione perché ha uno sviluppo tardivo delle istituzioni liberali, a una ricezione del liberalismo filtrata da un costituzionalismo, quello gaditano, che non è liberale, poi c'è, cioè, la Costituzione di Cadice del 12, poi fino dagli anni 30 agli anni 60 vive una guerra, la guerra, di fatto tre guerre civili, le tre guerre carliste, che impediscono lo sviluppo dello Stato liberale. Però tutto questo, se uno guarda il panorama europeo dell'epoca, è un panorama con una relativa pace tra gli stati europei, ma una grandissima fibrillazione interna agli stati europei. Di fatto non passano mai più di 15-20 anni che non ci, senza che ci siano una sorta di grandi rivoluzioni interne agli stati. Finisce il congresso di Vienna, negli anni 30 già ci sono grandi moti, nel 48 ce ne sono altri, nel 60 inizia la stagione delle unificazioni nazionali, tanto italiana come poi quella tedesca. Sono fatti che sconvolgono in realtà lo scacchiere europeo, senza che però ufficialmente ci siano grandi guerre fra gli stati, come se il congresso di Vienna avesse ottenuto di anestetizzare la grande guerra fra stati per un lungo periodo, ma aveva invece lasciato, non era riuscita a bloccare quelle che erano invece le convulsioni interne di queste stati, convulsioni che però funzionavano quasi sempre per la logica del contagio. Quando iniziava in uno stato, improvvisamente, quasi come
un tornado e venivano assorbiti gli altri stati dove più o meno c'erano tensioni. Ma torniamo alla Spagna. La Spagna come eccezione e invece la Francia come modello, fino a un certo punto, perché se poi ci rendiamo conto, vediamo che in Spagna c'è un'affermazione del liberalismo molto particolare e molto discutibile. Il modello tedesco non è un modello che in realtà abbia nel liberalismo la sua dottrina principale, tutt'altro. E il modello austro-ungarico, che occupa una parte molto importante e rilevante del mondo europeo dell'epoca, però bisogna ricordare Milano, era sotto l'Austro-Ungheria, non solo non era uno specchio di liberalismo, ma aveva il suo principale nemico in quella che inizierà a essere, soprattutto dalla metà dell'Ottocento e Novanti, il lemma di quasi tutti i movimenti rivoluzionari dell'epoca, cioè un lemma nazionalista. Ovviamente, essendo un impero, aveva nel nazionalismo il suo principale nemico. Quindi, perché la Spagna diventa interessante? Perché la Spagna non è in realtà un'eccezione, è semplicemente uno Stato che, vivendo prima degli altri la crisi di se stessa come potenza e non riuscendo però a agganciarsi né al carro dello sviluppo economico liberale né a riuscire a stabilizzare quelle forme di rappresentanza liberale minime durante l'Ottocento che permettono ad altri Stati di avere uno sviluppo borghese, diciamo della società borghese, per utilizzare un termine molto pericoloso, più normale, in realtà è come una sorta di piccolo laboratorio in cui precocemente e in modo esponenziale vengono fuori quelli che sono tutti i problemi e le contraddizioni dell'incontro fra quelli che erano i dettami teorici e pratici che della rivoluzione francese, che credo tanto rivoluzionario come liberale e non rivoluzionario avevano diffuso in Europa, e il mondo antico, cioè l'ancien régime come era noto, che non solo avrà una lunghissima inerzia, ma che in realtà aveva una capacità, una pervicacità nelle strutture della società che non era sufficiente cambiarla dal punto di vista amministrativo, legale o costituzionale per fare un cambio sociale. Basti un esempio, e qua ci spostiamo invece sull'area tedesca. Area, peraltro, l'area spagnola e l'area tedesca che mantengono una costante relazione tra di loro in realtà. Ci tornerò poi, anticipo solo questo. Basti pensare che in Spagna praticamente buona parte tanto del pensiero conservatore come del pensiero progressista in tutti gli ambiti delle scienze umane, diritto, le primissime forme di sociologia fino all'Ottocento, storiografia, addirittura forme di interpretazione teologica, si fondavano sull'importazione del pensiero di un pensatore tedesco, Krause fu un filosofo tedesco di terza monta, in realtà, ma era proprio in Germania è quasi sconosciuto in realtà, se non in un ambiente molto specifico, ma che viene importato, una lettera viene importata da una missione di studio che viene fatta in Germania da parte del ministero, da quello che all'epoca era il Ministero delle Governazioni, cioè il nostro Ministero degli Interni, che copriva come qua in Italia anche gli ambiti dell'istruzione, vengono portate in Spagna e vengono diffuse come una filosofia che poteva rinnovare il pensiero spagnolo senza romperne la continuità con l'antico. Perché? Perché Krauss, in fondo, no, premessa. Questa missione avviene nel 1834, vanno e pigliano Clausewitz, cioè c'è Hegel, c'è stato Fichte, c'è stato Schelling, abbiamo lo scibile della filosofia tedesca e vanno a pigliare Clausewitz. Vanno a pigliare Clausewitz per un motivo, perché Clausewitz è un neocantiano, è uno degli ultimi tardivi neocantiani. Questo serve per un motivo, perché la Spagna non aveva vissuto un vero illuminismo. Bisogna ricordare che in Spagna tecnicamente l'Inquisizione venne definitivamente abolita a metà degli anni 30 dell'Ottocento. Quindi non era un ambiente in cui poteva così facilmente arrivare quelle che erano le novità dell'Occidente europeo. E se arrivavano all'Inquisizione, infatti paradossalmente
i maggiori conoscitori di Montesquieu e Voltaire erano inquisitori, da sempre in Spagna. Krause però è un grimaldello. Krause è un neocantiano, è un post-kantiano relativamente conservatore, che ha due caratteristiche: è deista ed è organicista, cioè permette di combattere sul suo stesso campo il neotomismo. Viene importato per questo, perché non è un pensiero laicizzante, è tutt'altro, è un pensiero che invece tende a far permeare Dio, un altro Dio, ma Dio in tutta la società, e porta con sé l'idea che la società non è fatta di individui ma di corpi. Perché questo è così importante? Perché se uno guarda il panorama europeo dell'epoca, in realtà dopo l'onda rivoluzionaria francese tutto il pensiero europeo dell'epoca inizia di nuovo a riflettere e considerare oggettivamente su quanto effettivamente potesse essere utile o pericoloso l'idea del cittadino individuo come portatore di diritti di per sé. E non è un caso che tutte quelle società che invece hanno vissuto la rivoluzione francese come un evento traumatico, che è stato recepito come lesivo della propria, delle proprie caratteristiche, del proprio portato culturale, la Spagna, che viene invasa da Napoleone e ha creato una guerriglia delle più devastanti che ci fossero state, e la Prussia, che fonda una delle sue più importanti riforme militari, culturali e istituzionali proprio sull'invasione napoleonica, sono due realtà che lavoreranno parallelamente, con scambi costanti, un'idea di organicismo che diventerà fondamentale proprio quando inizierà la crisi definitiva di questo ideale liberale classico a partire dagli anni 70 dell'Ottocento nel mondo europeo. Non bisogna infatti dimenticarsi che, per quanto per esempio nella storia del diritto e delle istituzioni l'area tedesca avesse già dall'epoca di von Savigny un'importanza fondamentale per tutta Europa, e dagli anni 70 in avanti che la Germania diventa la Mecca di tutti gli studi del diritto. Una Mecca, un punto di riferimento che è ancora più significativo se pensiamo che il primo grande codice civile tedesco, non bisogna dimenticare che il codice civile non è solo una raccolta di leggi, il codice civile è quella legge articolata in codici che fonda l'ordine borghese, nasce così, cioè l'ordine inteso come di proprietà dell'individuo è fondato dal codice di Napoleone. Cent'anni dopo arriva il grande BGB, il grande codice civile tedesco, che fonda un ordine borghese. Peccato che lo fonda sulla patristica romanistica, cioè lo fonda abilitando un concetto tanto di proprietà che come di individuo proprietario, che addirittura permette che esistano individui multipli, cosa che per il codice Napoleone era impossibile. Che cosa accade con la fondazione dell'individuo multiplo? Che si sta di nuovo abilitando nella società l'idea che il concetto di individuo, di soggetto, non sia legato al singolo, ma che i soggetti siano legati, possono essere soggetti plurali. Il fatto che possono esistere soggetti plurali è una rivoluzione concettuale, cioè è una rivoluzione per il liberalismo, perché sta sgretolando quello che è stato il fondamento stesso della rivoluzione liberale. L'individuo è al centro di tutto. Qui si sta dicendo che l'individuo già non è più al centro di tutto. Questo perché? Perché oggettivamente, non voglio rifare una lezione di storia contemporanea perché sarebbe inutile, però giusto per accennarlo, tra 8 e 900 ormai si sta affermando in maniera sempre più evidente un ruolo della massa, intesa tanto come massa organizzata che come massa non organizzata, non è un caso che proprio primi studi sul concetto di massa dopo la rivoluzione francese vengono fatti proprio tra 8 e 900, cioè i primi studi sociologici, antropologici mirati a identificare la massa come massa organizzata, la massa non organizzata, nascono in questi anni. Ma non è neanche un caso che di lì a pochi anni inizieranno a nascere proprio all'interno della scuola di Sombart, cioè insomma di Weber, insomma della prima scuola sociologica, di lì a pochi anni inizieranno a nascere le teorie elitiste schumpeteriane, cioè il fatto che ci sono le masse, ma senza le elite queste masse non funzionano.
Ma questo perché? Perché quello che accade è che ci si inizia a chiedere due cose. Punto primo, perché effettivamente se le masse organizzate in grandi partiti o in grandi sindacati hanno questa importanza, perché non si debba arrivare a una rappresentanza universale? Ed è una cosa che in realtà si raggiungerà dove prima, dove dopo, e addirittura in molti casi si raggiungerà prima in posti dove questo suffragio universale avrà un valore quasi nessun valore. Proprio la Germania, che nel 1871 concede un suffragio universale che tecnicamente è totalmente inutile, perché il governo non è responsabile davanti alle sue camere e perché loro non possono in nessun modo influenzare il bilancio, in realtà, anche se teoricamente potrebbero, ma tutte le volte che lo provano a fare viene approvato per decreto imperiale. Quindi anche se teoricamente esiste la possibilità, praticamente è impossibile. Ma inizia in realtà a riflettersi su un concetto diverso. Siamo così sicuri che questa massa abbia la sua vera forma di rappresentanza del suffragio universale di ogni cittadino? O per meglio dire, ha senso che la rappresentanza sia solo fondata sul singolo individuo? Inizia quindi a circolare, proprio prima della Prima Guerra Mondiale, l'idea che nel fondo la rappresentanza dell'individuo non rappresenti la società. E non è un caso che le prime idee di camere che possono avere un valore più o meno corporativo nascano proprio in questo periodo. E proprio in Spagna è uno dei primi casi. Basti pensare che tutta una serie di riforme che poi non vengono portate avanti, che infatti riguardavano la Camera Alta, il Senato, guarda caso, che poi infatti in quasi tutte le riforme costituzionali tra la prima e la seconda guerra mondiale sarà la Camera che verrà più interessata dai movimenti democratici stessi di possibili riforme in senso corporativo. Non bisogna dimenticare che dopo la prima guerra mondiale a Weimar nel 1925 viene introdotta una terza Camera, anche se non nella struttura costituzionale, ma viene introdotta con legge costituzionale a parte, che è una Camera che rappresenta i lavoratori sindacali. E non parliamo quindi di una camera di tipo corporativo organicista di stampo fascista. Questo è un fatto molto importante. Il fascismo, o in generale i fascismi, si impadroniranno poi della dinamica corporativa, ma la dinamica corporativa ab origine non solo nel fascista, ma venne vista con un interesse grandissimo da tutta la socialdemocrazia europea dell'epoca, che guardava perché la socialdemocrazia non poteva che guardare con profondo sospetto a una rappresentanza solo dell'individuo, che in fondo continuava ad avere la sua matrice nel principio della rappresentanza liberale. Questo è un fatto molto importante, primo. Secondo, perché non bisogna dimenticarsi che fino all'Ottocento, liberalismo e democrazia sono due ideologie che si guardano in carnesco. Il concetto di liberal democrazia, che in fondo è il concetto fondativo delle nostre costituzioni, È un concetto che con stabilità si afferma essenzialmente dopo la seconda guerra mondiale, che ha una grandissima gestazione fra prima e seconda, perché quelle che spesso vengono additate come esempi di fallimenti in realtà non sono nient'altro che grandi laboratori in cui si sta veramente facendo Frankenstein, si sta cercando di assemblare pezzi che tra di loro non hanno niente a che fare, ma che devono tutti la riflessione sulla crisi di questo modello alla fase precedente della prima guerra mondiale. Credo che forse possa essere molto significativo, un esempio. Io credo che abbiate sentito parlare di un'opera, da un autore e di un'opera, che è Oswald Spengler, La decadenza dell'Occidente, opera che esce dopo la prima guerra mondiale e che Spengler non era un grande studioso, Spengler era uno studioso di, anche lì, abbastanza di mezza parte, che però ebbe un successo incredibile. Perché? Perché Spengler, come altri studiosi che all'epoca ebbero un successo incredibile, all'epoca e adesso, praticamente ancora adesso, che spesso studiosi in realtà di non grandissimo livello abbiano la capacità di fare sintesi che arrivano più direttamente a lui, e questo permette quindi di avere loro una diffusione superiore.
Lui in realtà aveva riassunto nella sua opera a fronte di una formazione molto eterogenea. Spengler era matematico, filosofo, fece tra i primi studi di psicologia applicata dell'epoca, cioè un personaggio comunque molto poliedrico. Lui in realtà raccoglieva quello appunto che erano i dettami del tardo organicismo ottocentesco, dell'evoluzionismo, del darwinismo, riassumendo essenzialmente in questo: esistono un numero limitato di civiltà, lui proprio le dice quali sono, quella occidentale, quella incaica, quella maya, quella cinese, quella indiana e via dicendo, le quali non funzionano per evoluzione lineare, che era il principio illuminista. Cioè, il principio della storia secondo l'illuminismo è che la storia ha un'evoluzione lineare sempre verso il meglio. Invece no, sono cicliche. Sono cicliche in questo senso, che ognuna di queste società tende al ciclo della vita dell'uomo. Organicismo duro e puro applicato ai modelli di società e di sociologia dell'epoca. Cioè, c'è una fase della nascita, una della giovinezza, una della maturità, una della decadenza, una della morte. Non sono idee nuove, non è che apportano nuove, però queste idee, dopo il grande trauma della prima guerra mondiale, sembrano aprire un mondo. Poi però mi potete dire, sì, ma noi qua stiamo parlando prima della prima guerra mondiale, dopo la prima guerra mondiale che ci sia un trauma, lo sappiamo, ma prima. E in realtà è lì, perché Spengler quest'opera lui la scrive prima della prima guerra mondiale, esce dopo la prima guerra mondiale, ma lui la scrive prima. In realtà tutta la riflessione spengleriana, che ebbe infatti un successo enorme dopo la prima guerra mondiale, cavalca la crisi della prima guerra mondiale ma riflettendo sulla crisi anteriore. Detto in altra maniera, la prima guerra mondiale non scatena la crisi, è l'effetto di una crisi pregressa, è l'effetto di una crisi che era già iniziata proprio nel 1870 a livello di grande politica internazionale. Perché? Perché nel 1870, come a tutti è noto, c'è un fatto che sconvolge quella che è la diplomazia classica europea. La diplomazia classica europea, possiamo dire da metà 500, diciamo da metà 600 in avanti, si fondava su un principio: il centro dell'Europa, il sistema delle potenze europee funziona, di tutto quello che era questo grande sistema funziona se il centro dell'Europa è debole, non è un. Succede un fatto nel 1848-49 che impedisce tutto questo, perché succede che la regina Vittoria sarà al trono. Invece che c'entra la regina Vittoria? La regina Vittoria c'entra tantissimo, perché la regina Vittoria, non bisogna dimenticare che quelli che noi chiamiamo Windsor, che si chiamano così solo proprio dalla prima guerra mondiale, sono gli Hannover. E il problema è questo, che mentre in Inghilterra gli Hannover potevano tranquillamente regnare uomini e donne, perché non vigeva la legge salica, nel Principato di Hannover vigeva la legge salica. E il Principato di Hannover passa al ramo cadetto maschile del casato. E uno dice, vabbè, con questo accade questo, che di fatto una qualsiasi guerra prima di questo evento, che avesse cercato di unificare la Germania, e questo accadde proprio quando nel 48-49 con la costituzione di Francoforte si iniziarono a muovere i primi pezzi, avrebbe significato entrare in guerra con la Gran Bretagna, cioè avrebbe trasformato una guerra di unificazione in una guerra globale, perché la Gran Bretagna all'epoca non avrebbe mai permesso questo. La rottura di questo vincolo apre anche ufficialmente le porte a una possibile incorporazione mano militare di tutto lo spazio tedesco, che infatti è quello che accadrà di lì a 20 anni, in un progressivo processo di affermazione della Prussia, dell'idea piccolo tedesca e soprattutto un'idea non liberale dell'unificazione della Germania, si arriverà con l'unificazione tedesca che creerà una frattura micidiale all'interno del sistema delle grandi potenze, una frattura che Bismarck cerca di tenere, di palleggiare per, fino a quando lui rimane al potere, ma che quando poi lui esce dalla scena inizierà a mostrare tutti i suoi problemi. Perché? Perché in Europa si sta affermando, punto primo, un nazionalismo che non è già più un nazionalismo rivendicativo delle proprie realtà nazionali solo, ma un nazionalismo che tende a fare un pericoloso nesso fra nazionalismo e imperialismo esterno. Quindi il nazionalismo
non è solo arrivare all'internazionale ma nazionalismo affermare la forza della propria nazione e la missione della propria nazione, perché tutto questo sistema si basa essenzialmente su un'idea, questa invece sì, accettata praticamente da tutte le, da tutta la politologia e la scienza del diritto internazionale dell'epoca, che di fatto esistesse quella che a me sembra giustamente una cosa assurda, il cosiddetto fardello dell'uomo bianco. Esiste, si considerava che esistessero oggettivamente potenze civili, quelle europee, gli Stati Uniti e quelle iberoamericane, in quanto controllate da, cioè in quanto di derivazione culturale europea, potenze semicivili che mantenevano uno status di intermedio, ma che comunque potevano essere teatro di guerre in quanto nazioni non pienamente civilizzate. L'esempio classico era la Cina, era l'esempio topico di nazione semicivile, e poi per esistevano gli stati civili, o per meglio dire le zone civili, prima fra tutti l'Africa. L'Africa andava conquistata per un motivo, non perché ufficialmente fosse un'espansione territoriale, ma perché in realtà dovevamo portare la civiltà. Questo meccanismo è un meccanismo teorico che non solo permette di costruire un imperialismo che viene vissuto in modo positivo, ma viene vissuto in realtà come l'estensione verso l'esterno della propria conquista nazionale. Non è un caso infatti che tutti gli stati, giovani e vecchi, iniziano ad avere una... vivono la corsa verso la colonia come una corsa per avere uno status riconosciuto di potenza civile. E non è un caso che il trauma di perdere le ultime colonie fa riflettere la Spagna sull'idea: ma noi siamo ancora una nazione civile, cioè noi siamo ancora nell'alveo delle nazioni che contano qualcosa, o abbiamo perso il treno? E se l'abbiamo perso, come lo recuperiamo? E allora lì ci sono due alternative, che non a caso infatti saranno declinate in modo molto diverso, le due alternative che proprio dopo la prima guerra mondiale diventeranno le alternative di tutti quanti. Noi abbiamo perso il treno perché abbiamo dimenticato di essere parte dell'Occidente. Noi siamo parte di una cultura occidentale e ce ne siamo distanziati. Quindi noi l'unico modo in cui possiamo recuperare questo è importando ciò che è la cultura occidentale e innovandoci alla luce di quella che era una non molto tutto ben definita cultura occidentale, perché quando si dice cultura occidentale, sì, quale? Era quella di matrice francese, quella di matrice inglese, quella di matrice tedesca, ognuno esprime. Nel caso spagnolo, per cambiare, la cultura che si guardò con maggiore interesse fu proprio quella tedesca, con grandi problemi quando ci sarà la prima guerra mondiale, perché non bisogna dimenticare, questo fu peraltro un elemento che ancora maggior ragione confermò nell'immaginario di molta, di gran parte della cultura ispanica dell'epoca, la debolezza, ormai la decadenza della Spagna. La Spagna fu l'unico grande paese, grande territorialmente, a non partecipare alla prima guerra mondiale in tutto il contesto europeo. È l'unico neutrale, perché gli altri sono tutte realtà molto piccole, la Svizzera che rimane storicamente neutrale, i paesi scandinavi che rimangono fuori e i Paesi Bassi. Ah, vabbè, poi sì, il Regno d'Albania che rimane fuori, però veniva considerato una realtà anche lì abbastanza marginale. Ma tutti gli stati, addirittura il Portogallo nel 16 entra in guerra e la Spagna no. E quindi proprio questo inizia, questo insieme a altri fattori iniziano a far riflettere: ma siamo sicuri che la Spagna debba occidentalizzarsi? Non è che in realtà noi non siamo più una potenza perché abbiamo perso la nostra anima? Non è che in realtà noi dobbiamo tornare invece a guardare dentro noi stessi? Non è quindi che in realtà il problema è che ci siamo troppo occidentalizzati e quindi la Spagna deve avere una propria cultura che affondi nella propria tradizione, che è essenzialmente quella cattolica? Lì si muove tutto l'elemento del castifismo, cioè del castizo, cioè ciò che è, castizo in spagnolo vuol dire puro, cioè della purezza della Spagna. Ben inteso, sono due movimenti che sembrano incompatibili, si incroceranno durante tutti i primi 40 anni della storia spagnola del Novecento. Un personaggio come Miguel de Unamuno è un personaggio che, se uno legge alcuni suoi scritti, sembra il più ferreo europeista spagnolo, e altri, che proprio i suoi grandi scritti poetici, è il più casticista degli scrittori spagnoli.
e non parliamo di un personaggio intellettuale qualsiasi, parliamo forse una delle grandi menti spagnole, anche note all'estero, insieme appunto a personaggi come Ortega y Gasset, Valentín de Valle Inclán, che sono tra i più grandi della Spagna dell'epoca, Machado. E quindi la Spagna inizia a vivere una schizofrenia che inizieranno a vivere un po' tutte le realtà europee, tanto a livello culturale come a livello istituzionale e costituzionale, già prima della prima guerra mondiale, per poi esplodere definitivamente dopo la prima guerra mondiale. Perché sto facendo tutto questo discorso, che magari è un po' confuso, me ne scuso, ma il problema era riuscire a dare, volevo cercare di restituire quella che era in realtà un'oggettiva nebulosità, perché una fase dall'8 al 900 è una fase di nascita di cose incredibilmente innovatrici, e altre che in realtà sono cose incredibilmente conservatrici. Per usare dirlo in modo brutale, se noi andiamo a somma zero entriamo in pareggio, però non è un pareggio vero, perché in realtà entrambe strappano in un senso o nell'altro. Faccio un esempio che ho preso dalla storia dell'arte. Io credo che tutti voi conoscete Picasso e De Mose d'Avignon, primo grande quadro cubista. Di quando è? E di prima della prima guerra mondiale, del 1906. All'epoca la gente girava con la tuba, guidava le macchine, c'erano quattro macchine in croce, andavano con la carrozza, le donne andavano in giro, non si metteva un costume da bagno che non fosse praticamente uno scafandro. Quindi in quelle date c'è questo, e in quelle stesse date Kandinsky fa il primo, più o meno, 1910, il primo cuore dello strato. Siamo prima della prima guerra mondiale, non è successo nulla, non c'è stato nessun trauma che dice mio Dio, qua sono tutti impazziti. No, non c'è stato nessun trauma. Però il movimento che istituzionalizzerà in realtà le avanguardie come elemento culturale europeo, cioè il movimento surrealista, il movimento che dice nel suo statuto che tutte, il movimento surrealista rinnega la estetica tradizionale, che prende tutti gli stilemi dell'astrattismo, del cubismo, di tutte quelle che sono del Dada e degli anni 20. Cioè, tutto ciò che viene percepito spesso come la grande crisi fra le due guerre è in realtà la razionalizzazione dopo il grande trauma di quelli che erano i problemi che c'erano prima della prima guerra mondiale. E per questo che in realtà parlare di una crisi fra 8 e 900 è impossibile senza connettersi agli anni 20 e 30. È un'unica grande crisi in cui c'è questo evento traumatico che fa uscire da tanti sogni diversi che si erano creati, soprattutto rompe certi schemi che erano rimasti in piedi per un'inerzia che su altri campi si era già iniziato a mettere in discussione. In fondo l'arte ha la prerogativa di essere inutile, in quanto inutile poteva permettersi di fare quello che voleva, ed è forse per questo che arriva per molti versi prima di altre forme di conoscenza, perché altre forme di conoscenza iniziano ad avere una forma di utilità più pesante. Le rivoluzioni per esempio nel diritto, nelle istituzioni sono lette perché si sa che quando si cambia lì si cambiano strutture molto grandi, e ci sono voluti 4 anni, nel caso italiano 3, di sterminio europeo per riuscire a rompere definitivamente quella che era l'illusione che si vivesse ancora veramente secondo gli stilemi dello Stato liberale classico, quando in realtà tutto ciò stava iniziando non solo a essere messo in dubbio ma a scomparire. E non un caso, una realtà relativamente isolata come quella spagnola sarà la prima a riflettere su questo, sarà la prima, tra le prime, già intorno agli anni 1910-15 a riflettere su prime forme di assetto regionalista, quando il regionalismo era qualcosa di cui quasi non si parlava a livello europeo, se non dove? Nell'impero austro-ungarico, dove da 20 anni si iniziava a parlare, ma come possiamo superare il nazionalismo? Prendendolo alle spalle. Lo prendiamo alle spalle attraverso il regionalismo.
cerchiamo di non far fare patrie troppo grandi, cerchiamo invece di fomentare l'idea di piccole patrie. Questo magari può salvare l'idea dell'impero, perché piccole patrie hanno senso in una grande patria che è quella dell'impero, ma se c'è una nazione, l'impero perde senso. E non è un caso che infatti proprio tutta questa credo regionalista sarà poi ripreso e rielaborato tra le due guerre mondiali per poi dar vita a quello che è il pensiero costituzionalista, regionalista, che viene elaborato dopo la seconda guerra mondiale. Io non so se la lezione è riuscita a trasmettervi più o meno quello che volevo. L'idea di fondo però era questa. Beh, a parte il fatto di cercare di magari creare un minimo di curiosità nei confronti di quello che, lo confesso, per interesse mio studio, che è quello della Spagna 8-900esca, che invece è un ambiente che, tranne poche eccezioni, in Italia viene sempre, quasi sempre ignorato. La Spagna è questa entità che ha, cioè, fino al 700 avete sempre la monarchia spagnola. Poi nel 1812 c'è Cadice, scompare, riappare magicamente con Cuba per 30 secondi, riscompare e poi c'è una guerra civile. E non si sa che come sia andata, come sia riapparsa. In realtà la storia spagnola è interessante soprattutto nel contesto di una crisi delle istituzioni occidentali e del problema della crisi 8-900esca, perché? Perché il mondo ispanico è un mondo che è dovuto forse proprio a una sorta di apparente isolamento, apparente in quanto potenza ormai di secondo grado, diventa un laboratorio in cui si sviluppano modelli, istituzioni e pensieri che poi saranno ripresi e galvanizzati dalla grande crisi che creerà la prima guerra mondiale a livello europeo. E non è un caso infatti che proprio l'intellettuale spagnolo, tanto perché importa le categorie occidentali da fuori, come perché inizia di nuovo a affacciarsi lui sul mondo occidentale, negli anni fra le due guerre mondiali la Spagna riappare in tutta la sua forza intellettuale, quella che in Spagna viene chiamata la Edad de la Plata, cioè l'età dell'argento della cultura spagnola, il riferimento più alto all'età d'oro, che fu ovviamente quella classica 5-600. E proprio l'età fra gli anni 20 e 30 in cui prepotentemente tutto il mondo della cultura spagnola ritorna sulla scena europea. E non è un caso che, anche se purtroppo con una tragedia, proprio negli anni 30 del Novecento la Spagna si riaffaccia come primo laboratorio di quella che sarà la grande tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Io in realtà non vorrei andare più avanti se non ci sono delle domande, visto che è un seminario, reagite, fate qualcosa, ditemi. Fa schifo, qualsiasi cosa, però reagite, fate delle domande, se ci sono delle domande o non so, sono qui. O cose non chiare che saranno praticamente tutte, in realtà. Perché in realtà ho fatto una lezione volutamente, forse troppo non strutturata, me ne scuso. Però l'idea era proprio quella di più che dare dei dati, perché sennò si sarebbe trasformata essenzialmente in una seconda versione della lezione della crisi proto-novecento, che credo l'abbiate fatto tutte a corso di storia contemporanea. L'idea era quella di suggerire alcuni elementi di una crisi del concetto di individuo, del concetto istituzionale di cittadino, del concetto antropologico di persona e del concetto e della nascita nella nostra accezione del concetto di società. Perché il nostro concetto di società è inteso come un luogo non semplicemente come l'antitesi hegeliana che porta poi all'affermazione del modello di Stato, ma come il luogo problematico in cui in realtà si formano le istituzioni, non è frutto proprio di quella crisi. Cioè, per quanto cambiato, ma noi viviamo di un concetto di società come concetto problematico di rapporto tra gruppi, individuo e Stato, non tra individuo e Stato, ma gruppi, individuo e Stato, muovendosi in questa triangolazione, gruppi, senso lato, che nasce lì, nasce fra 8 e 900, ed è una crisi talmente forte che in un modo o nell'altro darà una spallata a tutti quelli che erano gli equilibri consolidati del 800. Io adesso taccio, come sempre ho già parlato, non troppo più.
Io intervengo solo per ringraziarti e sapere quei studenti che sono eventuali domande. Ti ringrazio perché hai fatto una lezione assolutamente pertinente in realtà con quello che è il nostro. Io spero, perché io spero di essere riuscito a inserire in quello. No? Nello stesso tempo molto anche di grande respiro, no? Molto aperta rispetto ai problemi che arrivavano, diciamo, al cuore del tuo periodo dei Geteni, quelli ereditati dunque, e poi invece anche rispetto ai problemi che ha contribuito a risolvere oppure a lasciare aperto in quella fase storica che tu hai analizzato. Mi viene una curiosità, perché sei stato molto convincente nello spiegarci la centralità della Spagna in quella fase storica. Sì. Perché a tuo parere, in realtà, poi nei programmi di studi della storia contemporanea in ambito accademico non emerge poi così tanto questa centralità? No. Rispondo prima, preferite, non so, magari inserirvi con altre questioni? Vabbè, me lo inizio a rispondere. Ma allora, secondo me c'è sono tre fattori. Uno, ma questo è comune più o meno a qualsiasi programma di studio in generale europeo, si fa un incredibile gran cassa del fatto che uno non faccia storia del proprio paese, ma in realtà i programmi di studio sono incentrati comunque, soprattutto sull'Ottocento, su una storia di tipo comunque molto incentrata su una storia nazionale, cosa che può avere molto senso, non sto dicendo questo, però se io per esempio prendo programmi di studio di storia contemporanea spagnoli, francesi, di qualsiasi paese e guardo l'Unità d'Italia c'è stata un certo punto l'Italia si è unificata con due guerre di indipendenza sotto l'egida di Savoia. Che è quello che accade, perché poi in fondo è stato un evento importante, è stato un evento con anche un grande movimento internazionale che ha controllato, è stato interno a questo processo di unificazione, la Francia, l'Inghilterra, una serie di attori, ci inseriamo poi sulla terza guerra d'indipendenza, però finisce lì. Quindi da una parte c'è questo, che quindi, però uno dice giustamente sì, però di altre realtà se ne parla molto di più. Il fatto è che, e lì c'è un problema, che gli stereotipi storiografici sono duri da sconfiggere, molto duri da sconfiggere, e l'idea in fondo passa un po' l'idea che sono gli spagnoli stessi che hanno trasmesso per lungo tempo, cioè in fondo l'Ottocento spagnolo è un secolo di decadenza, cioè è un po' come l'impero bizantino, e l'impero bizantino ha mille anni di decadenza, un miracolo, cioè, mille anni di decadenza è impossibile. Cioè sono mille anni di decadenza, dopo cent'anni li avrebbero rasi al suolo, conquistati, sarebbero stati altri tre imperi che sarebbero a loro volta caduti loro stessi. Non ci possono essere mille anni di decadenza, ci possono essere però un volontario disinteresse storiografico per motivi magari anche solo di tempo, di esposizione verso una realtà. Qua succede una cosa analoga. E poi c'è un terzo fatto, che questo riguarda invece la storiografia spagnola. Ed è un fatto però questo molto importante, bisogna calcolare come fino a tempi relativamente recenti una parte molto rilevante degli studi sulla Spagna contemporanea non erano spagnoli, erano fatti da specialisti anglosassoni, francesi o iberoamericani, perché noi magari ci dimentichiamo che la Spagna per 40 anni è stata sotto Franco. E quindi la qualsiasi forma di storiografia interna alla Spagna sulla sua storia contemporanea aveva un oggettivo problema di indipendenza. Io cito proprio riguardo ai temi miei un classico della storia costituzionale spagnola di Artola, 1950 credo, la prima edizione se non mi ricordo male, Los orígenes de la España contemporánea, le origini della Spagna contemporanea, 1812, cioè la Spagna contemporanea nasce con Galice. È un'affermazione molto pesante, soprattutto perché quella che proprio da quell'opera di Artola in avanti è stata considerata l'origine della Spagna,
l'origine della Spagna contemporanea come Stato costituzionale liberale è una Costituzione che inizia con Fernando VII, re di Spagna e della Signia, sì, un titolo non finisce più, Giosto, non re in nome di Giosto Dopoderoso, quindi no, è il nome di Dio, così, da questa Costituzione. Articolo primo, la Spagna, la nazione Spagna è cattolica. Parte seconda ed è biemisferica imperiale. Quindi mi stai dicendo che la nazione spagnola ha i suoi fondamenti nella cattolicità, nella sua idea di impero e sulla sua portata mondiale. È ovvio che un'idea del genere sia perfetta dal punto di vista della storiografia franchista per fondare una missione ispanica che Franco cavalcò infatti moltissimo nei confronti di quegli paesi iberoamericani che anche se si sono resi indipendenti devono la loro cultura alla Spagna. Ed è ovvio che quindi non possa esistere una nazione spagnola che non sia unica, unitaria e cattolica. Abbiamo creato un mito storiografico. Un mito storiografico talmente duro da distruggere che quando nel 1976 c'è la transizione, inizia la transizione, che ricordare se si chiama transizione è perché è punto per punto corto fatta secondo un processo stabilito da Franco, che sono sempre rivoluzione, quella che c'è in Portogallo, no, lì no. Juan Carlos diventa principe di Spagna, c'è una transizione, è educato dal generale Armada, soldato di Franco, ci sono tutta una serie di cose. La cosa incredibile è che poi ci sia stata una svolta democratica così forte, perché Juan Carlos che a un certo punto invece dà un appoggio che nessuno si aspettava. Alla transizione sembra non viene indetto un processo costituente, perché le cortes che poi diventano di fatto costituenti non sono elette come cortes costituentes, sono elette come cortes normali, quindi come Parlamento, che avrebbe dovuto riformare delle leggi, non scrivere una Costituzione nuova. Vido a riflettere su questo perché è molto diversa la psicologia di un elettore che va a leggere il Parlamento rispetto a quella che va a leggere un'assemblea costituente. Sto scegliendo la stessa cosa, soprattutto dopo che esco da 40 anni di dittatura. E di repressione sistematica di tutti i partiti di sinistra, di tutti i partiti d'opposizione, di tutti i partiti regionalisti. E Tierno Galván, uno dei grandi dell'alcalde di Madrid in quel momento, cioè sindaco di Madrid, quello che inventò il concetto di movida, la famosa movida viene proprio. Fu questo attempato alcalde, era già credo 60 anni all'epoca, che esce sulla piazza dell'Ayuntamiento, cioè del municipio, e dice: andate per strada, divertitevi, innovate, viaggiate, fate quello che volete. Lì nasce la movida madrilena. E questo alla fine, proprio in quegli anni, proprio attraverso anche le opere di Tierno Galván, se uno legge, vede come Cadice viene recuperata come radice del liberalismo spagnolo, inteso come la Spagna già nel 1812 aveva scoperto il liberalismo, quindi in realtà l'eccezione è la vera realtà antispanica, sono i conservatori, non i progressisti, sono coloro che vogliono una Spagna tutta cattolica, non coloro che vogliono una Spagna plurale. Sono coloro che vogliono una Spagna centralista, non coloro che vogliono una Spagna composta di diverse regioni. Non è un discorso che lui inventa. 1931, Cortes Constituyentes della Seconda Repubblica Spagnola. Fernández de los Ríos, importante membro, perfettissimo membro del PSOE, del Partito Socialista Obrero Spagnolo, ministro di giustizia del governo provvisorio, uno dei più grandi filosofi del diritto di tutta la storia spagnola, traduttore di Schelling allo spagnolo, conoscitore della cultura tedesca, guarda caso come pochi all'epoca in Spagna, lui fa un discorso in cui sostiene chiaramente davanti alle corti costituenti, il discorso introduttivo che fa in nome della fazione socialista, del Partito Socialista, in cui dice:
e Spagna nel 1812 ha inventato il concetto dei liberali. Lui dice che nel 1812 in Spagna si è inventato l'idea di liberalismo. Si è creato un altro stereotipo storiografico che è altrettanto falso come l'altro. Però che cosa accade? Che entrambi questi pongono il problema che la storiografia spagnola per lunghissimo tempo ha cercato, ancora adesso, proprio perché ha una storia anche di affermazione democratica relativamente giovane, non uno studio di per sé delle proprie storie e delle proprie istituzioni, ma uno studio finalizzato a giustificare qualcosa dopo. Non è che l'abbiano fatto solo loro, però il fatto che in Spagna questo è continuato in una data ancora molto recente. Quindi in realtà, secondo me, per appunto tornare a quello che alla domanda, il problema è un problema triplice, è un problema da un lato di tendenza ovvia a nazionalizzare la propria storiografia, di quella che è la percezione di uno stereotipo di lungo tempo come la Spagna di una decadenza, ma anche del fatto che molto spesso la storiografia stessa spagnola fino adesso non è stata in grado di produrre una storia del proprio passato recente che non fosse o in chiave di giustificazione o in chiave di condanna. Non è importante chi condanniamo, però stava condannando, mentre che è anche dovuto a un fatto oggettivo, che quando noi esaminiamo la storia contemporanea spagnola, qua soprattutto parlando del Novecento, noi ci troviamo con un grandissimo problema di fonti. Spesso si ha una visione del franchismo come una sorta di dittatura un po' più, un regime autoritario un pochino più edulcorato. Credo che in realtà poche dittature siano state così capillari come il franchismo. Bastino due esempi. Capillari attente al problema della perpetuazione della propria immagine per i posteri. Due esempi. 1900, fine del 39, inizio del 40, finisce la guerra civile, definitivamente. A Madrid c'è già da tempo, però il bando nazionale, come si chiama, cioè la parte franchista, era già da tempo dentro Madrid, però era ancora in una situazione di guerra. Quando si stabilizza tutto, ai pochi giorni dalla fine della guerra, un'intera brigata della Falange, cioè del movimento, diciamo, dell'equivalente, diciamo, delle nostre camicie, entra all'Ateneo de Madrid. L'Ateneo de Madrid è forse la più importante istituzione culturale madrilegna, era chiamata la seconda camera rappresentativa. Purtroppo noi abbiamo Porta a Porta come seconda camera rappresentativa, vabbè, loro avevano l'Ateneo. E era di fatto tutta la classe politica della Repubblica, tutta, era atenista. L'Ateneo era un centro culturale, tertulia, incontri, conferenze, si prendevano decisioni importantissime. Entra, c'è stata la guerra, ci sono stati i morti, la Spagna ha la fame, e la prima cosa che fa, si porta via tutto l'archivio. Non c'è più un foglio dell'archivio dell'Ateneo fino al 1940. E nessuno sa che fine fa. Cioè, magari l'hanno bruciato, magari, cosa molto più probabile, è in qualche scantinato di qualche ministero scatalogato. Ma allora che cattù. Perché la distruzione è un qualcosa che tendenzialmente non ha mai fatto il franchismo. Il franchismo ha detto sempre di nascondere gli archivi, quasi a distruggerli del tutto. Le distruzioni ce ne sono state da parte degli esiliati in fuga per riuscire a distruggere le prove che potessero compromettere. Questo sì, è tanto. Ma questo è un esempio di questo. Secondo, non bisogna dimenticarsi come il franchismo fosse una dittatura che entrava con una incredibile attenzione nella vita di tutti i giorni, e forse l'esempio più classico di questo è il Sereno. Non so se sapete che cos'è il Sereno. Allora, il Sereno è un'istituzione molto più vecchia del franchismo, ma che il franchismo trasforma in una sorta di lunga mano di controllo nella vita di tutti i giorni. Se voi andate ancora adesso in Spagna, ve ne renderete conto, a girando, che c'è ancora un incredibile numero di portieri. Ci sono tantissime le case che hanno i portieri in Spagna, che è una cosa che da noi progressivamente
parte per ragioni economiche, in parte anche perché non si vuole fare, è scomparsa. E in Spagna se ne ancora tanti. Allora, il Sereno era un incaricato pubblico ufficiale di ogni quartiere, quartiere in un isolato, il quale era, detto in modo brutale, una sorta di, sì, annunciava l'ora, dava indicazioni a chi non conosceva il quartiere sulle strade, queste cose qua, ma soprattutto era una sorta di capo dei portieri. E aveva le chiavi di tutte le case, tutte le case dell'isolato. Se la Guardia Civile doveva fare qualche ispezione, andava dal Sereno, il Sereno gli apriva. Tu, senza saperlo, ti trovavi la Guardia Civile in casa perché il Sereno aveva la chiave. E il Sereno girava il quartiere tutto il giorno. Non credo che sia una forma di dittatura tanto leggera questa, perché vuol dire che tu sai, e la dittatura peggiore non è la dittatura impositiva, ma la dittatura dell'autocoscienza che se fai qualcosa verrai preso e quindi ti autocensuri. Secondo me su un portale è una cosa su cui ogni tanto non si rifletta abbastanza. Altre domande? Mi ha abrasato la quella del Sereno. Sì. Cioè, io più che altro per ignoranza, nel senso che prima quando ha parlato. Devo parlare dell'ignoranza mia. Quando ha parlato di democrazia e liberalismo, sì, che ha detto erano contrapposti, mi interessava capire cosa intendeva dire. No, allora, intendo dire questo. Classico manuale di ingegneria costituzionale, quello che è stato uno dei classici del manuale di ingegneria costituzionale contemporanea, il libro di Santorpe. Santorpe ha fatto un libro che si chiama Ingegneria Costituzionale Comparata. E lui dice, proprio in aperto, no, per una quale apertura di libro, che praticamente il modello delle nostre democrazie occidentali contemporanee, giustissima, una cosa giustissima, è la liberal democrazia. Però preso così come un dato, cioè non è che la liberal democrazia è lo Spirito Santo, scende a un certo punto, è un modello che in realtà nasce da due realtà che sono profondamente in contraddizione fra di loro durante l'Ottocento. E il liberalismo, inteso soprattutto come credo liberale dottrinario, cioè quello che il liberalismo dottrinario è quella dottrina liberale che in Spagna, in Francia si afferma da Jean Constant e che poi dopo avrà il suo estensore a livello filosofico nell'ecletismo di Poussin. Non a caso infatti l'ecletismo di Poussin sarà proprio la filosofia che in Spagna avrà più diffusione prima dell'arrivo del clausismo. Cioè il fondamento di tutto quello che il liberalismo dottrinario spagnolo si fonda su questa sorta di ecletismo di Poussin, che in realtà fu una sorta di pensiero medio che ebbe un successo strepitoso in Europa negli anni 30 dell'Ottocento, soprattutto perché era un pensiero che, come dice il nome stesso, prendeva parti diverse da diverse filosofie politiche e le rendeva come una media accettabile per la forma minima di costituzionalismo liberale monarchico classico che si era affermato in quegli anni. Questa forma di liberalismo dottrinario essenzialmente si basava su un punto. Partiva da un fatto: quali sono i diritti che ha affermato la Rivoluzione francese? Prima di tutto, prima anche della libertà, è la proprietà. La proprietà, cioè, vorrei meglio dire, non ha senso una libertà senza proprietà. Una persona è libera se non ha il diritto di essere proprietario, e una persona proprietaria ha più possibilità di essere libera. Se noi facciamo questo giochino, fondiamo sul concetto di proprietà il concetto di cittadinanza, perché in fondo solo chi è veramente libero ha senso che partecipi allo Stato, se no che senso ha? La democrazia invece partiva dal principio opposto: tutti siamo liberi uguali, quindi calcava la mano su un altro principio sempre della Rivoluzione francese: siamo uguali, siamo liberi alla nascita e la proprietà è una meta che dobbiamo raggiungere. In realtà tutti partono sempre da lì, ma perché partono da lì? Perché tanto il liberalismo come la democrazia si fondano, democrazia intera in senso contemporaneo, sto parlando di quella che McEwen avrebbe definito la democrazia dei moderni, non la democrazia degli antichi, attenzione. Stiamo fondandolo su un concetto di democrazia che ha come suo centro l'individuo,
L'individuo inteso, individuo, soggetto unico di diritto, portatore di diritti, centro teorico della sovranità popolare. Solo che cosa accade? Nel caso del liberalismo dottrinario, la sovranità popolare è demandata a quei cittadini che hanno le capacità di esercitarla. Nel concetto democratico, l'idea stessa che sei un soggetto portatore di diritti ti fa portatore civili, ti deve far portatore anche di diritti politici. Capisce che è una contrapposizione nettissima, in realtà, quella che c'è tra il liberalismo ottocentesco e la democrazia ottocentesca. Sono proprio, solo che sono quei due nemici, anzi più che nemici sono come due divorziati, perché in fondo hanno radici comuni, che a un certo punto, a fine Ottocento, iniziano ad avvicinarsi. Ma iniziano ad avvicinarsi perché? Perché nel mezzo c'è stata una grande evoluzione del concetto dello Stato di diritto. Qua apriamo una parentesi che non finisce più. Però cercherò di essere veramente sintetico, perché il problema è che se io parlo di Stato di diritto, io se dico Stato di diritto in italiano dico una cosa, se dico Staatsrecht in tedesco dico un'altra, dico Staatsrecht, in inglese non lo dico neanche perché non ha nessun senso, quindi non ha senso parlare, perché in inglese e il sistema anglosassone si fonda non sul concetto di Stato di diritto, non si può fondare su quello. Però cerchiamo in estrema sintesi di dire questo. Che cosa accade se noi abbiamo un modello in cui tutta la statualità è dentro il diritto positivo e l'obiettivo di uno Stato è produrre il diritto positivo? Che spazio ha la sovranità? È pericoloso. La sovranità è quel potere che teoricamente può rimettere in gioco, in discussione, quella capacità di produzione del diritto delle Camere, che può radere al solo sistema. Non è un caso infatti che tutto il concetto di sovranità viene concepito come un concetto a fondamento del sistema ma indisponibile. Cioè la sovranità non è disponibile. La sovranità c'è dove? Nello Stato. E lo Stato è già posito. Perché? Perché è stato posto da un elemento di sovranità ab origine che l'ha creata. Questo però si deve giustificare in qualche modo. Quindi ha senso solo una sovranità che sia dentro le regole del diritto. Questo inizia progressivamente a dare la soluzione. Cioè, come quando può esistere una soluzione, che inteso che adesso per un secondo, ma la cosa che è quell'evoluzione progressiva che inizia proprio da fine Ottocento e che si afferma in modo chiaro nella nostra Costituzione Repubblicana. Cioè, come quando ha senso ed è possibile la sovranità popolare? Solo se la sovranità popolare è una vera sovranità e non è una devoluzione, quando esercita queste sovranità nelle forme e secondo le regole del diritto. Italia, Repubblica Democratica, fondata sul lavoro, sovrano il popolo, però che esercita questa sovranità attraverso, nei limiti, attraverso le istituzioni della Repubblica. Non è che l'esercita appunto. Perché se esercita appunto, come diceva Fioravanti, torniamo a ricadere nell'idea del cosiddetto costituzionalismo democratico radicale. Ma è solo attraverso questo che noi possiamo fare il matrimonio tra liberalismo e democrazia. Un matrimonio che funziona. Io ti porto in dote il suffragio universale, l'universalità dei diritti politici, ma tu mi porti in dote che tutto ciò deve stare nelle regole del diritto. Ed è un matrimonio vantaggioso perché? Perché si stava affacciando invece sullo poco, iniziavano ad arrivare ideologie che invece proprio negavano tanto il principio dell'individualismo liberale come quello dell'individualismo democratico inteso in quel senso, perché il socialismo ab origine, non poi il socialismo che conosce l'evoluzione bersteniana, che inizia a pensare non la rivoluzione come distruzione della società, ma come inserirsi nella società liberale per arrivare a un concetto di socialdemocrazia, o tutto anche il pensiero fascista. Tutta la dottrina, le varie dottrine fasciste, parlano della distruzione del concetto di individuo, nel senso che l'individuo fuori da o il proletariato che apre la rivoluzione, adesso la sto facendo ovviamente brutale, o dello stato totale che giustifica l'esistenza dell'individuo, non ha senso. Quindi l'individuo viene distrutto lì. Il matrimonio tra liberalismo e democrazia salva l'individuo, però dicendo attenzione, individuo non vuol dire che esista solo lui come soggetto del diritto. Anzi,
proprio il fatto che possa esistere soggetti plurali è quello che mi permette di fare, di superare poi proprio, che infatti non è un caso che dal Novecento in avanti, la prima Costituzione che lo fa è quella di Weimar, si inizia a superare il concetto di uguaglianza formale dei diritti, che era il concetto tipico delle Costituzioni ottocentesche, verso il concetto di uguaglianza sostanziale. Cioè, possono esistere casi in cui è lecito violare l'uguaglianza formale per raggiungere l'uguaglianza sostanziale. Il concetto che lo dicevo, che parlava dell'Ottocento, sveniva pure con tutta la verità, chiamava qualcuno che faceva anche il carcere, perché stavi dicendo qualcosa di... No, era un anarchico, era una cosa, cioè, non c'era niente da fare. Invece, se iniziamo a pensare che il raggiungimento e l'obiettivo di uno Stato liberale democratico è quello dell'uguaglianza sostanziale, perché non è fondata su una idea della proprietà come fondativa dei tuoi diritti politici, ma la proprietà è un obiettivo che anzi permette di consolidare i tuoi obiettivi politici, da lì il fatto che possa venire ripreso il concetto di espropriazione, allora a quel punto io posso anche violare il diritto in senso formale, ma per applicarlo in senso sostanziale. Non so se... Scusi, lei parlando del codice civile ha accennato a soggetti plurali. Sì. Che cosa sono le persone giuridiche, per caso? No, è un qualcosa un po'. Allora, quanto ho ancora? No, perché ho detto per regolarmi. 10 minuti. Ok. Cercherò di. Allora, io li ho dovuto un po' tagliare. In realtà sono due problemi. Uno è un problema, è una caratteristica proprio della storia del diritto tedesca. Noi abbiamo nella mentalità romanistica classica una dicotomia molto chiara: esiste l'individuo e sono le associazioni. Posso esistere mille tipologie di associazioni e c'è l'individuo. E in Germania no, cioè in Germania c'è un terzo tipo di associazione, che è la consociazione, la Genossenschaft. La Genossenschaft che si distingue totalmente dall'individuo, dal Mensch o dalla Wissenschaft, che invece è quella che rappresenta l'associazione in senso romano. E la Genossenschaft è un tipo di associazione, infatti chiamata, che da noi viene tradotta come associazione o associazione di tipo germanico, cioè secondo il diritto germanico, che fu importantissima per nel pensiero costituzionalista prima di Gierke e poi di Hugo Preuss, che fu il padre della Costituzione bavariana, non è infatti un caso, è proprio ripreso lì, che di fatto concepisce questa consociazione come un'associazione in cui però esistono tanto diritti del singolo che si consocia come diritti del singolo come consociato. Cioè mentre nell'associazione si considera che nel momento in cui mi sono associato, nell'associazione classica, tu hai tutti i diritti, doveri e obbligazioni dell'associato e poi quello che fai tu come singolo è fatto tu. Lì no, si viene a creare una sorta di nesso che unisce il consociato che diventa parte e allo stesso attore e suddito della consociazione. Non so se riesco bene a rendere l'idea. Ora, questa idea del consociazionismo germanico è quello che in modo completamente diverso avrà un'influenza molto importante nella BGB. Perché? Perché la BGB, cioè la BGB, cioè sarebbe il codice civile tedesco, introduce per la prima volta, per parlare proprio del concetto di proprietà, un principio che non era mai esistito nella codicistica francese classica, che è il principio dell'abstraction principe, cioè il principio dell'astrazione. Il principio dell'astrazione prevede di fatto, per farlo in modo molto serio, non sono giurista, quindi sono tutte cose che ho dovuto affrontare in seguito, però che in realtà danno molto l'idea di come ci sia uno spostamento sul concetto classico di individuo, parte dall'idea che quello è il principio classico di un contratto di compravendita: se A c'è B, io fra A e B si stipula un contratto in cui la proprietà che prima era di A passa a B, la proprietà lo di A, la proprietà prima, e se io lo pago rate di chi è la proprietà? Era una tragedia per il codice civile classico. Secondo la civilistica classica, se io pago a rate, un momento, però io sto fino a quando non ho pagato tutte le rate, quel bene allora è mio. E no, però tu hai firmato un contratto che dice che è già dell'altro, cosa faccio? Ecco che allora la BGB, attraverso tutta la pandettistica che si è lavorata durante l'Ottocento in Germania,
ma in realtà filtrata da tutto il concetto che nel concetto di sottofondo non esiste solo due soggetti, ma possono esistere più soggetti inerenti a un contratto. Che cosa accade? Che io ho A, B e ho C. Cioè io ho A, il soggetto che vende, ho B, il soggetto che compra, e ho C. C è un soggetto che non esiste, ma che è un soggetto intermedio che è ufficialmente proprietario della proprietà fino a quando ci sono le, è una figura giuridica immaginaria. Uno mi dice, ma momento, un contratto civilistico, un contratto fra due? No, è un contratto fra due più un terzo. Questo, in piccolo, è quello che permette di capire come nella civilistica, poi nella contratturistica del lavoro tedesca, proprio già durante l'epoca bismarckiana, inizia a fermarsi l'idea che ci possono essere dei contratti che si fanno fra il datore di lavoro e un gruppo, il contratto collettivo. L'idea di contratto collettivo nasce lì perché in Germania c'è l'idea che la collettività sia qualcosa che né esaurisce a nulla gli individui, né allo stesso tempo però si riduce solo a un'associazione. È un terzo tipo di diritti che competono agli individui in quanto membri dell'associazione, non perché sono un'associazione né perché sono individui, ma in quanto membri di un'associazione. La cosa che più si avvicina dal nostro punto di vista è il diritto corporativo. Cioè, vorrebbe dire il diritto delle corporazioni. Ma il problema qual è? Che non è il diritto delle corporazioni è qualcosa che si limita a un settore specifico. Nella filosofia del diritto tedesca, la Genossenschaft è il fondamento di un universo terzo, che è l'universo di proprietà germanica, che è un qualcosa che loro stessi, nella loro tradizione, fanno risalire proprio al fatto che esistono concetti di proprietà collettiva anteriori alla romanizzazione delle terre tedesche, che sono rimasti come categorie del diritto tedesco. Attenzione, è una costruzione, non è che sì, cioè, tutto ciò in realtà è frutto di una riflessione proprio sulla linguistica, che però, come sempre, quando si riflette molto su un diritto che in alcuni versi è morto, se io ci rifletto tanto e lo riscrivo, in realtà lo sto rendendo vivo attraverso quello che penso io, non quello che c'è scritto in quel diritto, se no quel diritto posso prenderlo e metto in uno scaffale, è bello, mi occupano le chiare, non mi serve niente. Sperando che non ci sia nessuno storico del diritto in sala, perché sennò mi avrei bisciato, facendo dei mille milioni di proporzioni, non è molto distante il processo della pandettistica, in realtà, da quello che fu il processo che venne fatto durante il Medioevo per secoli di rilettura del corpus in uso. La pandettistica fa tutto un processo che ufficialmente è la purezza, la ricerca della regola interna alle categorie del diritto romanistico. Peccato che poi tutte queste categorie del diritto romanistico vengono messe a fondamento di un codice che era un codice che aveva regolato la proprietà in Germania. Quindi, oltretutto, attenzione, un codice che arriva a regolare la proprietà in Germania nel 1902. Cioè la Germania non ha un codice civile unitario fino al 1902. Quindi in realtà quello che fa la BGBE, anche perché poi successe questo, adesso poi dopo la finisco, ma la BGBE era un testo perfetto, talmente perfetto che era quasi incomprensibile. E essendo quasi incomprensibile, ci fu il regolatore invece del Conseil français, il codice deve essere chiaro, il codice non chiaro è un codice interpretabile dal magistrato. In realtà si iniziò una gigantesca opera giurisprudenziale di commento, si era tornati a avere non un codice civile, ma un codice che in realtà aveva la caratteristica che per essere applicato aveva bisogno di una forte mediazione del giurista, e quindi non è un vero codice di per sé, per su alcuni aspetti. Per quanto poi su altri, una volta spiegato, proprio la BGB diventerà in realtà la base soprattutto di riparto dei libri teorica del nostro codice rocco, cioè del nostro codice civile, del codice fatto penale, lo Strafrecht, che venne ispirato proprio da Rocco su quello tedesco, e quello civile, che nel 1940, che anch'esso però fu fatto sotto il fascismo, ma che guardò proprio per questo alla BGB, non tanto al modello del codice, perché sul modello del codice c'era il vecchio codice civile, quello del post-unitario, che continuava ad avere in fondo un'impostazione molto alla francese. Non so se sono... Sì. Altri? Sì. Chiarimento. Se riesco, se ne... La guerra di secessione americana può essere vista come un esempio di conflitto tra
Allora, abbiamo un altro seminario. se devo rispondere in una parola, io direi no, ma non per un motivo banale, anzi per due motivi. Uno, per un motivo di autopercezione. Non dimentichiamoci che nel sud c'era la maggior parte dei membri del Partito Democratico, di quelli che si ritenevano i portatori del Credo Democratico statunitense. E no, per un altro motivo, perché la guerra di secessione inizia in un modo ma finisce di tutt'altro. Cioè non è vero che inizia in modo, cioè non è, inizia per un, inizia più che, se vuoi, ecco, se mi dice che c'è una contrapposizione netta, non voglio essere troppo marxista, tra due modelli economici oggettivamente ormai incompatibili, sì, ma inizia soprattutto perché sta venendo fuori la corda di un sistema, non voglio ridurre sempre tutte le mie cose, però di controllo di costituzionalità che sta mostrando i limiti, cioè sta mostrando il problema. Perché allora, sapete tutti che il sistema di controllo di costituzionalità statunitense è un controllo diffuso, cioè un controllo in cui tutte le corti, in tutti i livelli, esercitano controllo di costituzionalità. E poi si arriva in ultima istanza all'alta corte, cioè alla corte federale. Ecco, questo è un sistema che noi percepiamo così, ma che all'epoca era in costruzione. Tutto, adesso non posso andare a citare tutte le sentenze perché sennò ci mettiamo la vita, ma tutto il problema sulla il problema della schiavitù e della possibilità più che altro di liberare gli schiavi o degli schiavi fuggiti nasce sulla scorta di una serie di sentenze a livello locale che affermano la costituzionalità della proprietà degli schiavi e che vengono poi invece restituiti in un altro modo da altre strade. Questo inizia un dibattito politico che uno diceva, vabbè, queste sono sentenze, non sono sentenze, perché nel sistema di nell'idea anglosassone una sentenza è una legge, cioè ha il valore di una legge. Non bisogna dimenticare che ancora oggi tecnicamente il Parlamento inglese non legifera, ma fa act, cioè atti. La law, la legge la producono i tribunali, non i parlamenti. Loro fanno atti che regolano la legge, ma la legge nei tribunali. E qua parliamo di metà 800, se la legge nei tribunali, una sentenza in un tribunale può scompaginare l'assetto costituzionale di uno Stato che, per quanto già dopo l'affermazione di un sistema comunque federale relativamente più forte, con l'affermazione della Costituzione federale a inizio 800, il dibattito del federale, tutte queste cose, manteneva comunque uno Stato federale ultramino, nasce proprio sulla scorta di il tentativo di affermare uno Stato federale che avesse un controllo minimo almeno sui diritti individuali delle persone, al quale però si oppongono tutti gli Stati del nord e del sud, ma ancora più prepotentemente quelli del sud, che dicono, no, ma un momento, non si era detto che noi Stati federati depositiamo, diciamo, noi depositeremo la sovranità, perché siamo una federazione, se siamo una federazione posso uscire dalla federazione quando voglio. Quindi io, più che vederlo come un problema di liberalismo-democrazia, io lo vedrei come un problema: chi è l'ultimo detentore della sovranità? E lì il problema, secondo me, perché nasce così. Che poi dopo la guerra si massifica, perché diventa una delle prime grandi guerre, e dello sviluppo della guerra che accade un fatto, che si creano per la prima volta grandi eserciti di massa. Allora lì cambia di colpo il sistema, perché se io creo l'esercito di massa devo dargli una ragione per combattere, e allora se io ho una ragione per combattere allora devo trovare un altro fondamento. Ma all'inizio il problema è un problema di stati, è un problema di rapporti tra stati, che poi questo ricadeva molto sulla concezione degli individui ma non sulle grandi masse. Ma a un certo punto, quando inizia a dire carica quella trincea, sì, ma devo dargli una ragione per caricare quella trincea. Noi lo chiamiamo guerra di secessione, allora la chiamano guerra fra gli stati. Infatti. Ci sono altri, c'è ancora un po' di tempo. Ma io avevo una curiosità, anche se non... Sì. Magari è un argomento che appunto non abbiamo trattato, ma...
sono 8 tonnellate. No, volevo sapere se all'interno di questa crisi, cioè, lei ha affrontato i diversi livelli, non soltanto militare e geopolitico, ma i diversi livelli che appunto interessa, no? Sì. Che poi in un certo senso ha in Europa un suo momento chiave nella rottura dell'equilibrio nel 1860, sì, abbiamo detto, e che poi appunto affronta diversi livelli. Volevo sapere se anche un altro conflitto tra un paese extraeuropeo e un impero tradizionalmente europeo, come era il conflitto russo-giapponese del 1904-1905, ha per certi versi degli aspetti similari con la guerra ispano-americana. Sì, con... E scusi, per chiudere. E quindi volevo sapere un po' come questa crisi, che alla fine si sviluppa in Europa e che ha il suo trauma più grosso nella prima guerra mondiale, se effettivamente come entrano all'interno di questi diversi livelli di crisi i soggetti più extraeuropei, no? Ad esempio qui abbiamo visto gli Stati Uniti per il conflitto cubano, ma nel caso russo-giapponese appunto come c'entra il Giappone. Ecco, allora, io infatti nell'altra che avevo mandato avevo anche fatto un velocissimo riferimento a quella che era la crisi proprio russo-giapponese. La crisi russo-giapponese ha per alcuni versi delle similitudini, però cioè, allora, ci sono alcune differenze che sono fondamentali. Punto primo, gli Stati Uniti erano qualcosa considerato lontano, però sul fatto che appartenessero al mondo occidentale, su quello non c'era nessuno. Il Giappone è un trauma doppio, però smorzato da una cosa, perché il Giappone della rivoluzione Meiji, cioè quindi tutto il Giappone che inizia a modernizzarsi, è vero che è un paese che con l'Occidente non aveva avuto poco nulla a che fare praticamente da 250 anni, però perché era riuscito a diventare in tempi incredibilmente rapidi una potenza, tanto potenza da sconfiggere, bisogna ricordarlo però, in una guerra di teatro, in una guerra molto complicata, in una guerra dove quel gigante che era la Russia si muoveva con una lentezza incredibile, questa è dovuta mandare le navi facendo il pericolo, cioè nel senso non avevano, gli altri sono arrivati, cioè, hanno attaccato direttamente da lì, quindi è una cosa abbastanza diversa. Perché si erano occidentalizzati. Il Giappone fa una cosciente selezione, importazione di tutto ciò che era considerato nei settori specifici il meglio dell'Occidente. Stato maggiore, Prussia. Tipo di amministrazione, Prussia. Marina, chiamano l'Italia. Anche se forse lì potevano fare cose diverse, ma vabbè, dove chiamano l'Italia? No, ma perché la Marina italiana aveva un'ottima nomea soprattutto nella cantieristica, nella costruzione delle. Fanno tutto questo, iniziano a occidentalizzarsi in questo modo selettivo. Non è nulla di nuovo. Non è nulla di nuovo perché in Giappone, durante tutto il periodo della grande legge sull'isolamento, in cui potevano approdare solo le navi cinesi a un porto, le navi in un'altra zona della Corea a un altro, e a Nagasaki le navi olandesi, perché erano le uniche navi che potevano attraccare per il commercio con l'Occidente. Durante praticamente 200 anni si sviluppa quello che viene chiamato, non in inglese si pronuncia così in giapponese, il rangaku, cioè sarebbe lo studio olandese. Lo studio olandese era la conoscenza che gli intellettuali, l'alta parte degli intellettuali giapponesi avevano dell'Occidente attraverso gli studi dell'olandese e degli olandesi. Si trovano infatti tradotti al giapponese gli studi di anatomia occidentale, si trovano gli schemi commentati presi dai libri olandesi dell'epoca della pila di volta, di qualsiasi cosa. Quindi era un isolamento, sì, per la maggior parte, ma non è che non sapessero che cosa accadeva in Occidente. Lo sapevano attraverso questa particolare forma di conoscenza dell'Occidente, di fatto monopolizzata dagli olandesi, che comunque non era male, perché insomma gli olandesi erano esattamente i più arretrati dell'Occidente, all'epoca, anzi. E che cosa accade? Che quindi viene percepita come una grande sconfitta, molto traumatica, però la Russia rimane traumatizzata soprattutto dal fatto di questa potenza che viene attaccata, però se, non so come dirlo, viene percepita come una crisi dovuta alle stesse potenzialità della Russia,
Cioè la Russia è questo enorme gigante territoriale che è stato sconfitto in una guerra di teatro da una nuova emergente potenza che però lo è riuscita a fare solo perché si è totalmente occidentalizzata in quello che è la sua strategia di potenza. Questo quindi in un certo modo edulcora un po' la pillola. Non edulcora tanto all'interno, non è un caso infatti che proprio sulla scorta della sconfitta il panslavismo ha un'impennata in Russia micidiale. Il movimento panslavista, che era sempre esistito, era l'epoca di Zar Pietro il Grande, prima dell'Ottocento c'è sempre stato, ce l'abbiamo adesso con la questione ucraina, non è una cosa nuova. Cioè quando tutti si chiedono ma perché la Russia è intervenuta a difendere, è intervenuta in Crimea? Perché ci sono russi, la Russia interviene dove ci sono russi. È la madre di tutti i russi, non interessa dove siano, possono essere lì come possono essere a San Marino. Interviene perché è la madre di tutti i russi, è una missione che si ritiene propria da 300 anni, non è una cosa nuova. Lì, davanti a questa crisi, che cosa accade? Che quella forma molto particolare di nazionalismo, perché la Russia vive una stranissima forma di nazionalismo all'interno di un impero, perché il nazionalismo di, secondo il concetto di una razza, come veniva definita all'epoca, cioè la razza slava, di cui lei è la grande protettrice, ha un'impennata, e ha un'impennata che avrà anche infatti delle conseguenze di persecuzione religiosa, niente di nuovo anche lì, poco dopo l'ira popolare, queste cose qua, pogrom, nel senso che sono segni pogrom antiebraici in tutta la Russia, perché? Anche perché pochi anni prima erano stati pubblicati e diffusi dal servizio segreto imperiale i falsi piani dei sette savi di Sion, che erano conosciuti come falsi già dal 1920 in modo definitivo, ma che divennero il fondamento di tutta, parlando appunto di come non è detto che una cosa vera debba per forza essere a fondamento di grande, cioè, si può credere in una menzogna sapendo che è una menzogna, perché si vuole credere, ed è quello che accade. Venne fatta un'inchiesta, credo fosse stato, ricordo che c'era il London, non so, un giornale anglosassone che aveva fatto questa inchiesta in cui smontava, proprio dava le prove documentali già nel 1920 della falsità dei, appunto, dei diari dei sette savi, protocolli dei sette savi di Sion. E nonostante tutto ciò, ci fu una valangata di gente che credette durante tutti gli anni 20 e 30 che erano veri. Nonostante dissi, no guarda, ti sto vedendo le prove, non è vero, no, è un montaggio anche il fatto che mi stai dicendo che non è vero. E quindi in realtà sì, si collega in parte a questa crisi, però non so, ho come la sensazione che la crisi dovuta alla guerra russo-giapponese sia una... sull'Europa ebbe un effetto smorzato, ci arrivò, ci fu uno dei tanti scatenanti, aumentò ancora la tensione che c'era già, ma è sempre la solita storia, non è che c'è un evento, il problema è che qua si iniziano a sommare una serie di eventi che progressivamente creano sempre più pressione su questo sistema. Certo, il problema è che si affacciasse una nuova potenza là in Oriente, il Giappone era visto come un problema, era visto soprattutto come un problema non tanto della Russia, perché poi alla fine lui nei confronti della Siberia aveva un rapporto abbastanza particolare, ma era visto come un problema dell'Inghilterra per interessi commerciali della Cina e anche della Francia e poi degli Stati Uniti, che stavano iniziando a creare una loro zona di influenza sul Pacifico, cioè si iniziava a rendere conto che aver rotto quell'isolamento commerciale gli poteva costare caro, infatti poi gli costò caro. Grazie, chiudiamo.